Come sarà possibile creare un playmat personalizzato? Quali saranno le caratteristiche che dovrete rispettare? E di che strumenti avrete bisogno per realizzarne uno a livello grafico? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nei giorni scorsi ho avuto modo di contattare Claude Arcano per farmi spiegare nel dettaglio il suo modus operandi per quanto riguarda la creazione dei layout per i playmat. Ed avendo avuto prova del suo lavoro straordinario, ne parleremo in un contenuto per ora top secret che presto arriverà sul canale, ci siamo sentiti e con tutta calma ho assistito ad una vera e propria lezione di grafica elementare. Ed è proprio in questo contenuto che mi farò portavoce degli insegnamenti appresi da Claude, andando a fornire una guida sul come creare delle plance di gioco a seconda del vostro TCG di riferimento. Per il contenuto odierno, il trading card game che prenderemo in esame sarà Magic the Gathering. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme quale sarà il procedimento per creare delle grafiche per i vostri playmat personalizzati attraverso gli insegnamenti di Claude Arcano. Andiamo a dargli un'occhiata. Per l'intero processo avrete bisogno del programma Adobe Illustrator, sul quale potrete seguire ogni passaggio descritto nel video in modo più accurato. Per l'occasione ho utilizzato personalmente la versione 2020. Potrete reperire una copia di tale programma attraverso una semplice ricerca sul web. Partiamo quindi, una volta aperto Illustrator, con l'impostare il progetto che vi servirà per creare la plancia di gioco. Per prima cosa, nell'interfaccia di avvio, dovrete selezionare la voce Crea nuovo. E di seguito, non appena apparirà la finestra del nuovo documento, dovrete agire seguendo i seguenti punti. Se vorrete, potrete rinominare il progetto a vostro piacimento. In questo caso ho immesso la dicitura Il mio playmat, per poi inserire le misure del tappetino che andranno a determinarne la larghezza pari a 630 mm e l'altezza pari a 350 mm. L'orientamento dovrà essere necessariamente orizzontale e avrete bisogno di una sola tavola da disegno. Poi dovrete inserire i dati nella sezione Pagina al vivo. Per pagina al vivo si intende quello spazio in più che andrà oltre la reale dimensione del playmat. Questo servirà in fase di stampa e taglio al produttore che, avendo un margine di errore minimo, potrà permettersi di lavorare in totale tranquillità sull'articolo senza preoccupazioni di nessun genere. In parole povere, è una cosa che nelle fasi di stampa e taglio viene richiesta, quindi meglio mettercela che ometterla. Nelle quattro caselle, quindi, andrete ad inserire un margine di errore pari a 5 mm. Le opzioni avanzate potrete lasciarle così come sono. Infine, cliccando sul pulsante Crea, darete il via alla lavorazione vera e propria. Una volta all'interno del progetto, vedrete che, oltre la tavola da lavoro, ci sarà un bordo di colore rosso.
Bene, quello sarà il limite di 5 mm che avrete stabilito durante la fase di impostazione, che fornirà il margine di errore, tecnicamente chiamato abbondanza, a chi dovrà in seguito realizzare sul piano concreto il vostro playmat. Ora bisognerà lavorare per piani, inserendo innanzitutto il tema che desidererete. Per importare l'immagine nel progetto vi basterà trascinare il file dalla cartella di riferimento direttamente sulla tavola da lavoro, per poi bloccare lo sfondo in modo tale da non spostarlo accidentalmente durante la lavorazione, semplicemente selezionandolo e cliccando di seguito la combinazione di tasti Ctrl più 2. Nel caso vorreste inserire un background neutro, vi basterà scegliere lo strumento rettangolo, per poi posizionarsi con il cursore su uno dei vertici del margine di errore e tracciare per l'appunto un rettangolo arrivando al vertice opposto. Per il riempimento, in alto a sinistra potrete preferire se assegnare o meno alla forma geometrica appena creata una traccia con il suo spessore ed il colore di riempimento a seconda dei vostri gusti personali. Ora, potrà capitare che delle immagini risulteranno sgranate e la motivazione risiederà unicamente nel formato dell'immagine stessa. Su Illustrator si potranno lavorare i vettori, ma meno i raster. E che vuol dire Arconte? Il vettoriale è quel tipo di grafica che, indipendentemente dalle dimensioni, non perderà mai di qualità. Un centimetro per un centimetro o 10 km per 10 km manterrà sempre la stessa dimensione. La raster, invece, è la grafica che di solito si utilizza per le foto e che viene adoperata per la maggiore su Photoshop. Qui, a differenza dei vettoriali, ci sarà la problematica della qualità dell'immagine. Infatti, se avrete un file 1280x720, ovvero un HD, ingrandendolo, adattandolo ad un 1920x1080, ovvero un Full HD, andrete a perdere di qualità, sgranando l'aspetto della figura. Quindi su Illustrator vi consiglio vivamente di operare principalmente con vettori, altrimenti in fase di lavorazione e soprattutto di stampa potrebbero esserci problemi di risoluzione che andrebbero a compromettere il risultato finale lasciandovi insoddisfatti. Dopo questo piccolo excursus sui vari formati da lavoro, torniamo al progetto. Una volta che avrete posizionato l'immagine all'interno della tavola da lavoro, assicuratevi che sia a misura. Se così non sarà, come in questo caso, cliccando contemporaneamente i tasti Ctrl più Alt più rotella del mouse verso di voi, andrete a fare uno zoom out, riuscendo così a vedere dove si troveranno i margini dell'immagine. Quindi a questo punto, selezionandone l'angolo e facendo clic con il cursore più Ctrl, andrete a ridimensionare, secondo il formato richiesto, il file da voi scelto. E arrivati fino a qui, alcuni di voi potrebbero anche ritenersi soddisfatti, l'immagine è pronta per la stampa e la realizzazione. Se così dovesse essere, vi invito a saltare la parte che seguirà per andare dritti a come poter esportare al meglio il file che avrete creato. Altri invece potrebbero volere di più, ad esempio inserire le zone sul playmat dove giocare le carte. Ebbene, vediamo assieme come realizzare questo processo se sarete dei giocatori di Magic the Gathering. Dovrete innanzitutto volgere la vostra attenzione nella barra degli strumenti a sinistra, cliccando con il pulsante destro del mouse sull'icona strumento rettangolo, aprendone la finestra a comparsa, per poi selezionare lo strumento rettangolo con angoli arrotondati, posizionandovi poi con il cursore su un punto della tavola da lavoro che crederete potrà andare bene per il vostro TCG. Quindi andrete a tracciare la forma geometrica, scegliendone poi il colore, che in questo caso lasceremo trasparente, e la traccia di colore nero, ad esempio, con spessore pari a 2. Ovviamente il colore della traccia potrà variare a seconda dei gusti, come ad esempio lo spessore. Starà a voi sistemare come meglio crederete questi valori. Ora che avrete tracciato il rettangolo, però, dovrete far sì che combaci con la dimensione della carta. Come sarà possibile farlo? Sarà più semplice del previsto. In alto a destra, infatti, ci saranno dei numeri che riporteranno la larghezza e l'altezza del rettangolo appena tracciato.
Per sistemarlo a dovere, vi basterà svincolare innanzitutto le misure per evitare problematiche di proporzioni automatiche, inserendo di seguito i valori di 63 mm in larghezza ed 88 mm in altezza. Una volta fatto, avrete ottenuto la misura di una carta di formato standard. Una volta posizionato il rettangolo dove si crederà meglio, dovrete crearne delle copie che ne manterranno le dimensioni. Per fare ciò dovrete selezionare la figura e con la combinazione dei tasti CTRL più maiuscolo più M andrete ad aprire una finestra chiamata Spostamento. In tale finestra i dati da inserire saranno i seguenti. Nella prima cella 0, dato che non vi interesserà spostarvi orizzontalmente, ma solo verticalmente, e nella seconda 108, che sarà la somma della dimensione della carta, ovvero 88 mm, più i 20 mm di distanza che lascerete tra una zona e l'altra. Una volta inseriti questi due valori, premendo sul pulsante Copia, avrete un clone esatto e perfettamente posizionato sulla plancia di gioco. Per creare una terza zona, non vi basterà altro da fare che ripetere il procedimento appena menzionato sull'ultima forma geometrica. Per duplicare invece i rettangoli orizzontalmente, i valori che dovrete modificare saranno i seguenti. Meno 83 mm da inserire nella prima casella, che saranno la somma dei 63 mm di larghezza più i 20 mm di distanza tra una zona e l'altra, e 0 nella seconda, dato che, al contrario di come abbiamo già visto, vi interesserà, in questo caso, un movimento esclusivamente orizzontale e non verticale. Infine, cliccando come sempre sul pulsante Copia, avrete il vostro duplicato esatto posto sul tappetino. Piccolo appunto, se avrete un rettangolo da copiare da destra verso sinistra, il valore dovrà sempre essere negativo, come abbiamo visto, meno 83 mm. Se invece al contrario dovrete copiare da sinistra verso destra, il valore sarà sempre positivo, quindi 83 mm. Ricapitolando, da destra a sinistra valore negativo, da sinistra a destra valore positivo. Ricordatevi per bene questa regola. Torniamo a noi. Una volta che avrete creato le vostre tre zone, potrete raggrupparle in un blocco unico attraverso la combinazione di tasti CTRL più G. In questo modo potrete spostarle assieme, senza incorrere in problematiche di riposizionamento dei singoli rettangoli. Ciò avrà inoltre una seconda funzione molto più utile, ovvero quella di allineare le varie zone nel perfetto centro del playmat. Come potrà essere fatto? Vediamolo assieme. Una volta selezionato il blocco precedentemente creato, nella zona centrale a sinistra dell'interfaccia comparirà uno spazio chiamato Allinea. Cliccando sulla prima icona dovrete assicurarvi di spuntare la voce Allinea a tavola da disegno. Poi vi basterà selezionare le figure Allinea vertice al centro e Allinea orizzontale a destra. In questo modo il blocco verrà posizionato esattamente al centro e a destra della tavola da lavoro. Ora però Arconte si presenta un problema. Le tre zone per le carte saranno proprio adiacenti alla zona di abbondanza del playmat. Come si potrà spostare il tutto più a sinistra senza modificarne la posizione? Premendo come sempre la combinazione di tasti CTRL più maiuscolo più M potrete modificare la posizione del blocco in orizzontale, andando ad esempio ad impostargli un valore di meno 20 mm dal bordo con l'aggiunta di un valore pari a 0 in verticale. Cliccando quindi su OK sposterete di 2 cm le tre zone dedicate alle carte dal bordo destro del playmat, mantenendone inalterate le distanze. Ora che il deck, la pila degli scarti e la zona delle carte rimosse sono state sistemate a dovere, dedichiamo l'attenzione sulle due parti rimanenti, ovvero quelle dove andrete a posizionare le terre e i servitori che vi saranno utili per vincere le partite. Per la zona dedicata alle terre andrete a scegliere un rettangolo dai bordi rotondi, sempre dal menu a sinistra, e disegnandolo sul tappetino andrete per prima cosa a selezionarlo, per poi spostarlo a livello del riquadro più basso fino a che le basi delle due figure geometriche non combaceranno.
A questo punto, sempre attraverso la combinazione CTRL più maiuscolo più M, andrete ad inserire nel primo riquadro un valore di meno 20 mm e nel secondo un valore pari a 0. In questo modo rispetterete sempre gli spazi che fin dal principio vi siete imposti. Ora però bisognerà abbassare il livello del lato superiore fino a che non sarà allo stesso livello della zona dedicata alla pila degli scarti, quella più bassa delle tre, per intenderci. Per farlo dovrete semplicemente cliccare sul quadrato al centro del rettangolo selezionato e subito dopo premere sulla tastiera il tasto CTRL per avere uno spostamento che andrà ad interessare solo il lato del rettangolo che vorrete modificare. Una volta che sarete arrivati al punto giusto, il programma vi segnalerà attraverso la comparsa di una linea violacea che avrete raggiunto l'altezza esatta della forma geometrica più vicina. Lo stesso identico procedimento potrà essere svolto per il riquadro più grande, dove andrete a posizionare le armi a disposizione del vostro deck atte a portarvi a casa l'incontro. Infine, per centrare ancora una volta il tutto, per non lasciare spazi vuoti maggiori da una parte e minori dall'altra, creando effetti ottici fastidiosi, selezionando tutte le zone presenti sul playmat, cliccando di seguito la combinazione di tasti CTRL più G, scegliendo infine dal menu allineamento le voci allineamento verticale al centro e allineamento orizzontale al centro, posizionerete nel bel mezzo della tavola da lavoro ogni spazio dedicato alle carte. Se vorrete, inoltre, potrete aggiungere scritte che andranno a specificare nel dettaglio il compito di ogni zona, come ad esempio dove posizionare il deck, dove mettere gli scarti, eccetera. Per farlo, non dovrete fare altro che selezionare, sempre dal menu degli strumenti a sinistra, lo strumento Testo, per poi cliccare in una qualsiasi parte del playmat scrivendo quello che vorrete indicare attraverso la dicitura che riporterete. Una volta fatto, il programma vi permetterà di ingrandire o rimpicciolire la scritta a seconda del vostro gusto personale e di spostarla dove meglio crederete. Ok, Arconte, ho fatto, ma essendo davvero perfezionista, ho notato che non tutte le scritte sono allineate perfettamente e ciò mi dà un fastidio che non ti sto neanche a raccontare. Come posso centrare anche il testo stesso in modo perfetto in relazione alle varie zone presenti sul playmat? La prima cosa da fare sarà scollegare tutti i vari livelli che precedentemente avete creato. Per farlo vi basterà scegliere una qualunque zona sul playmat e con il pulsante destro del mouse cliccare sulla voce Separa. Quindi dovrete ripetere questo procedimento per le tre zone dedicate al mazzo, alla pila degli scarti e alla zona delle bandite. Ora, selezionando sia la scritta che il singolo rettangolo, noterete come essi verranno evidenziati con un colore celeste, ed andando a puntare ancora con il cursore sulla forma geometrica, quest'ultima otterrà un tratto più spesso. A questo punto, con il solito strumento Allinea, andrete a collocare la scritta dove meglio crederete. In questo caso nello specifico in basso a destra, però come sempre starà a voi avere l'ultima. Ora, indipendentemente dalla scelta, se avrete notato bene, il testo risulterà attaccato direttamente al rettangolo e a voi la scritta dovrà risultare leggibile, ben distanziata, dalla zona dedicata alle carte. Quindi deselezionando tutto, andando poi a cliccare solo sulla scritta, con la consueta combinazione di tasti CTRL più maiuscolo più M, impostando di seguito un valore di meno 5 mm orizzontali e meno 5 mm verticali, avrete un testo perfettamente posizionato nella parte inferiore a destra della zona dedicata alle carte da gioco. Ripetendo la procedura appena descritta per tutte le altre sezioni del playmat, otterrete il risultato desiderato, collocando in modo perfetto ogni testo all'interno della propria zona di appartenenza. Bene, ora che la grafica per il tappetino è pronta, rimane un solo passaggio, l'ultimo, da sistemare prima di mandare tutto in stampa, ovvero l'esportazione del progetto. Vediamolo assieme. Nelle voci in alto, nell'interfaccia del programma, andrete a cliccare su File e una volta aperto il menu a tendina, di seguito andrete a selezionare Salva con nome. Una volta scelta e decisa la destinazione del progetto,
con conseguente formato PDF che rappresenterà la soluzione più valida per quel che dovrete fare, vi si aprirà una finestra aggiuntiva chiamata Salva Adobe PDF. I settaggi da impostare per garantirvi il massimo risultato saranno i seguenti. Nella casella in predefinito Adobe PDF, la voce che dovrete selezionare sarà stampa di alta qualità. Poi, nel menu a sinistra, andrete ad optare per la voce indicatori e pagine al vivo. Qui potrete spuntare la casella dei rifili nella sezione degli indicatori e la casella usa impostazioni pagine al vivo documento per integrare al progetto di stampa l'abbondanza, ovvero il margine di errore, per capirci, nella sezione pagine al vivo. Entrambe rappresenteranno, per chi realizzerà il lavoro, quei segni del mestiere che, in fase di stampa e taglio, saranno utili a facilitare il processo di esecuzione. Per essere sicuri di fornire a chi stamperà tutto il necessario a livello di impostazione del file, vi consiglio di chiedere direttamente a chi svolgerà il lavoro di realizzazione se avrà bisogno di rifili e/o margini di abbondanza. In questo modo vi assicurerete un risultato finale di alto livello, facilitando la lavorazione anche al professionista che porterà dal piano virtuale a quello reale il vostro playmat personalizzato. Infine, cliccando sul pulsante Salva PDF, il file verrà elaborato e destinato nella cartella dove precedentemente avevate deciso di salvarlo. E sarà proprio grazie a quest'ultimo passaggio che avrete realizzato in completa autonomia la grafica che darà il volto al playmat che sarà al vostro fianco, pronto per accompagnarvi in innumerevoli avventure. In questo video, nello specifico, come già accennato, abbiamo affrontato principalmente la creazione di un tappetino per gli appassionati del primo TCG della storia, ma con le basi che avrete appreso seguendo passo passo le varie istruzioni, sono sicuro che non avrete nessun problema a gestire come meglio crederete qualsiasi impostazione a seconda del vostro gioco di carte collezionabili preferito. E voi, a quale TCG dedicherete il vostro primo playmat personalizzato? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.